Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in. Siamo qui oggi pomeriggio a Rivara per l'inaugurazione del campetto dell'oratorio in memoria di Andrea, che si è potuto realizzare grazie alla giornata dedicata ad Andrea che si è tenuta lo scorso anno. Qui con noi abbiamo la mamma Iris e chiediamo a lei come è stato possibile realizzare quest'opera. Bene, allora sì, quest'opera l'abbiamo realizzata grazie al contributo di tante persone, di tanti cittadini, amici che hanno voluto contribuire alla giornata che è stata realizzata lo scorso anno in memoria di mio figlio. Ed è stata realizzata il 26 di giugno. Grazie a questo contributo abbiamo potuto realizzare il campetto dedicato a lui e io quello che posso dire è ringraziare veramente di cuore tutte le persone che hanno partecipato, contribuito e ci hanno aiutato a realizzare questo progetto dedicato alla vita di mio figlio. Don Riccardo, un impegno, il tuo, per la realizzazione di questo campetto molto, molto grande, molto sentito, ha visto anche il rapporto d'amore e d'affetto che aveva Andrea con questo luogo. Per noi è una gioia per la nostra comunità, perché il ricordo di Andrea da questo momento sarà sempre vivo. Tutti i giorni che i nostri ragazzi avranno la gioia di partecipare qui all'oratorio, potranno ammirarlo anche nella sua effigie che è riportata nello sfondo dell'oratorio. Un modo bello per far ricordare le persone che hanno toccato la nostra vita e che sono stati presenti a noi anche in questi momenti particolari di gioia e soprattutto farci capire che seminare è qualcosa di bello perché ci dà la possibilità di vedere frutti nel tempo. Come ricordava Iris, il dono più grande che abbiamo avuto è la partecipazione di tante persone che con piccolo grandi quote si sono prodigate per far sì che quest'opera venga realizzata. Allora per noi è una gioia grande ricordarli tutti in questo momento e soprattutto ringraziare Andrea che sicuramente da lì sarà insieme con noi a festeggiare quest'oggi. L'amministrazione comunale ha avuto un ruolo importante all'interno di questa iniziativa. Qui con noi il vice sindaco Vincenzo Martino. Grazie del vostro interessamento. Sì, da subito l'amministrazione si è sentita in dovere di collaborare a questa bella iniziativa, intanto mettendo a disposizione gli spazi di cui è dotato il Comune per ospitare questi eventi e poi di supportare in qualsiasi modo le varie iniziative che via via si sono create tra le associazioni e le persone che hanno fattivamente collaborato. Sì, e anche insieme al Don vogliamo ringraziare le associazioni degli alpini, i commercianti assolutamente, tutti gli amici e simpatizzanti che hanno voluto darci una mano e ringraziare gli amici di Andrea e soprattutto per me i ragazzi dell'oratorio perché loro veramente sono stati importanti in questo progetto perché è nato da loro ed è stato un pomeriggio, vero Don, che abbiamo fatto insieme e questo progetto è nato insieme ai ragazzi che volevano Andrea qua ancora con loro per sempre. E quindi è importante quello che loro hanno fatto insieme a tutti noi. Tra le varie associazioni che ci hanno supportato in questo momento c'è anche la Noi Ci Siamo Onlus di Valperga. Ci è venuto incontro in un momento particolare in cui mancava poco la realizzazione e loro con la loro assistenza ci hanno permesso di portare a termine i lavori. Tra questi ricordiamo Gioele e Nicolò che anche loro sono stati con noi ad aiutarci in questa nostra realizzazione. E tante altre persone che, come diceva Iris, hanno dato la gioia di portare avanti questo grande progetto. Everything.